Noi come Regione Marche per la programmazione 21-27 abbiamo cofinanziato con 140 milioni di euro. Questo per un moltiplicatore di 6, porterà a casa per la Regione Marche 882 milioni, più 154 milioni dei POC. Quindi a disposizione per le imprese, per gli enti locali, per gli altri, avremo per tutti gli altri stakeholders, avremo a disposizione 1 miliardo e 36 milioni. Per quanto riguarda invece il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che lo ricordo la Regione Marche gestirà solo 247 milioni su un totale di 3 miliardi e 666 milioni. Fondi europei, PNRR, ma anche prestiti e microcredito. Davanti alle imprese marchigiane si aprono oggi molte opportunità, ma serve imparare a districarsi. Ingranaggio fondamentale di tutto è la figura dei commercialisti e degli esperti contabili, che oggi con i loro ordini hanno promosso un incontro ad Ancona proprio dedicato a questo tema. E oggi abbiamo voluto ospitare i rappresentanti di tutti gli enti che gestiscono interventi di politica economica della Regione Marche, proprio per consentirgli di esprimere quello che in questo momento sta passando, delle grandi occasioni, e esprimere a una platea di tecnici qualificati pronti ad intervenire, come sono i dottori commercialisti e gli esperti contabili, che sono dei professionisti qualificati, iscritti a un ordine. L'ordine garantisce professionalità, competenza e serietà. In questa fase c'è bisogno di questo, perché il commercialista è capace di essere artefice del cambiamento. Riconosciuti come interlocutori qualificati a livello governativo e regionale, i commercialisti offrono dunque supporto alle imprese ma anche al mondo bancario, agevolando così di fatto l'accesso al credito. Cosa chiedono le imprese, di cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di avere comunque dei punti di riferimento che oggi non hanno più, perché le banche, aggregandosi, purtroppo spariscono sul territorio, soprattutto nell'entroterra. Noi siamo sempre a loro disposizione con un modello nuovo, che è il modello fintech, quindi la finanza digitale, ma soprattutto con un modello che accompagna anche le nuove imprese ad avere credito in un mondo molto difficile dal punto di vista bancario. Ospiti della tavola rotonda, oltre a enti, associazioni, istituzioni regionali, anche gli altri ordini professionali, avvocati, notai, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti e anche psicologi, perché la crescita delle imprese passa dal lavoro di tutti. In questa fase di crisi economica effettivamente c'è bisogno di interprofessionalità, quindi l'obiettivo di questo nostro meeting è stato quello di avvicinare i super tecnici, i commercialisti, alle istituzioni, agli imprenditori, ai rappresentanti degli altri ordini, nel presupposto che solo unendo le forze, unendo le proprie competenze e la propria professionalità si possano ottenere dei risultati che possono fare la differenza.